Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Chiara di Wellness with Chiara R, la vostra wellness coach and beauty blogger, beauty youtuber. Oggi ho con me questo bustone, è un bustone riciclato e chi mi segue da tempo sa che questo è il video quindi dedicato ai prodotti finiti del periodo, in particolare nel mese di aprile. È stato un mese di riutilizzi, riscoperte, ricicli di vari prodotti che avevo necessità di smaltire per iniziare dei nuovi, anche perché ho ricevuto alcuni prodotti che vorrei iniziare a testare per poi parlarvene sul blog, sulla pagina, insomma sui miei vari social network. Inizio subito così non ci perdiamo in chiacchiere, non mi perdo in chiacchiere. Ho finito il Douche Exotique al Noix de Coco, questa gel doccia di Lovea. È un flacone da 750 ml con una PAO di 12 mesi al 95% degli ingredienti di origine naturale. Un prodotto che ho amato perché è appunto un doccia schiuma, una crema in realtà bianca, molto densa, che nutre e lava a fondo la pelle, lasciando questa delicata profumazione di cocco, molto esotica ma non stucchevole. E infatti l'avevo inserito tra i miei 10 prodotti top dell'inverno perché l'avevo iniziato ad usare nel periodo invernale. Ovviamente il flacone da 750 ml l'ho utilizzato solo io perché è una profumazione non gradita dal mio compagno e quindi l'ho terminato in questo periodo. Ho finito anche un'altra doccia schiuma avvolgente more muschio dell'azienda Malizia, che ho acquistato anni e anni fa. Questo è un flacone da 300 ml con una PAO di 12 mesi. Io ce l'ho veramente da anni perché mi migrava tra un beauty e l'altro e ho deciso di terminarlo, non perché non mi piacesse, ma perché veramente ormai era passato tanto tempo. La profumazione è gradevolissima perché sembra di farsi la doccia immersa in uno yogurt e frutti di bosco, quindi è una profumazione molto molto delicata, fruttata, femminile. E mi è piaciuto, ovviamente non è un prodotto con un inci bio o accettabile. Ho terminato la mia amata maschera ristrutturante rigenerante al complesso di estratti vegetali, bambù, creme, aglio e ferula dell'azienda Babix. È un flacone da 200 ml con una PAO di 12 mesi. Deriva da una collaborazione anche questa, l'avevo preso in combo con uno shampoo Sembore equilibrante che ho terminato qualche mese fa. Vi lascio il link della loro recensione nel box informazione. Se per caso vorreste un po' leggerlo e capire se può essere un prodotto che vi può interessare, a me è piaciuta perché veramente mi nutriva il capello, me lo irrobustiva e al contempo stesso mi permetteva di avere capelli senza nodi, districabili e pettinabili già sotto la doccia. Quindi è un prodotto che veramente ho stra promosso. Ho finito il gel detergente, la vitamina B5 del dottor Vranies. Questo è un prodotto che deriva da una collaborazione con l'azienda che mi aveva mandato un intero kit per rivoluzionare la mia skincare routine. Quindi c'era il gel, detergente gel, il tonico, la crema, insomma c'erano varie cosine. E l'altro mese ho finito il tonico, questo mese il gel. È un flacone da 200 ml con una PAO di 6 mesi, un prodotto che mi è piaciuto, è senza parabeni, senza allergeni o fragranze comunque allergeniche. Prodotto in Italia. Vi lascio il link della sua recensione nel box informazione per andare a leggere un pochino di più nell'approfondito. Come l'ho utilizzato, in che modo e il prodotto di per sé come è composto. Poi ho finito l'olio lita tonificante per lo sportivo Sport 1 dell'azienda Chemeia, sì, Chemeia SRL di Monza. È un flaconcino piccolissimo da 50 ml, la PAO non la so perché non c'è. Sono flaconcini che mi aveva mandato l'azienda per testarli. Io come lo applicavo? Lo utilizzavo come diciamo olio pre-sport, quindi andavo a massaggiare i muscoli interessati all'attività sportiva con questo olio lita, soprattutto nel periodo invernale. Nel periodo primavera-estivo
non l'ho praticamente usato, un po' perché lo stavo terminando, un po' perché non necessitavo di preparare così tanto il muscolo per affrontare il freddo gelido, perché ormai non fa più così freddo al mattino quando vado a correre. Ho terminato questo olio trattante all'olivello spinoso dell'azienda Veleda, è un campioncino da 10 ml, è prodotto in Germania e ha una POW, vediamo se c'è scritto, no, presumo una POW però piccolissima perché è un olio puro puro al 100%, molto naturale. L'ho utilizzato semplicemente per posto doccia, quindi al posto della crema ho utilizzato questo olio all'olivello spinoso e devo dire che mi sono trovata bene, il profumo mi è piaciuto, l'ho trovato molto gradevole, agrumato, quasi estiva come profumazione ed è un olio che si assorbe molto velocemente e lascia la pelle nutrita per diverse ore. Ho terminato poi il tonico idratante addolcente dell'azienda Naturissima, è un flacone di 200 ml con una POW di 6 mesi, è un flacone anche questo che deriva da una collaborazione con l'azienda stessa, i prodotti Naturissima fino a qualche tempo fa si trovavano per esempio nei supermercati Ipercop o Coop, adesso non so in quali supermercati siano disponibili, vi lascio comunque il link della mia review nel box informazioni dove poi ci sono i contatti con l'azienda. È un tonico molto leggero che avevo iniziato ad usare per appunto testarlo per poi parlarvene sul blog, poi avevo accantonato perché dovevo ricominciare una nuova skincare routine. Nel momento in cui ho finito il tonico dell'azienda Dr. Branius l'ho ripescato perché comunque era a metà, volevo assolutamente terminarlo, è un prodotto indicato per le pelli normali disidratate, io mi sono trovata molto bene, ho una pelle mista con la zona T e le zone di pelle delicata, prodotto delicato e leggero che fa il suo dovere. Ho terminato l'acetone, semplicemente una formula senza acetone, doppia azione, un solvente per smalto da unghie con calcio che avevo semplicemente comprato da Tigotà. L'ho terminato e l'ho messo qua nella busta, ma insomma tutti sapete come funzionano i solventi per le unghie. Poi ho finito il latte detergente Bardane Violetta di Emporio Natura, era un sample che mi aveva gentilmente regalato Roberta di Emporio Natura, che è questa bioprofumeria presente a Parma, che ha creato una sua linea di prodotti. Ben presto sarà online, il loro e-commerce, il suo e-commerce, quindi potrete acquistare questi prodotti e testarli. Ve ne ho parlato in un video, vi lascio il link del video nel box informazione perché è un prodotto che veramente merita, perché è un latte detergente, è uno struccante, anche una maschera idratante, va benissimo anche per eliminare le tracce di trucco waterproof, quindi se siete curiosi andate a vedere il video se ve lo siete perso. Ho terminato i sali del Mar Morto, sali integrali del Mar Morto tonificanti e rimineralizzanti in bottega verde, era una busta a 500 grammi con una POW di 10 mesi che avevo ricevuto in omaggio in uno dei primi ordini che avevo fatto l'anno scorso sul sito di Bottega Verde. Come li ho utilizzati? Semplicemente preparandomi a casa uno scrub corpo con, inserendoli dentro del burro di karité, dell'olio di mandorle dolci, degli oli essenziali come menta, eucalipto, rosmarino, pompelmo, insomma, per creare uno scrub corpo tonificante e al contempo stesso idratante con la presenza del burro di karité e dell'olio di mandorle dolci. Poi ho terminato tutta una serie di campioncini che avevo lì stagnanti da un po' e che volevo assolutamente finire. Allora, sto facendo del casino, lo so, scusatemi. Guardate quanti. Allora, ho finito un gel doccia sport, un campioncino, un gel doccia sport all'arnica di Veleda, un prodotto nuovissimo che mi ha mandato in anteprima l'azienda e sarà venduto da maggio. È un prodotto indicato soprattutto per gli sportivi, proprio per le proprietà benefiche dell'arnica. Io ho parlato del loro olio all'arnica, se mai vi lascio il link nel box informazioni se vorreste per caso leggere per capire le proprietà dell'arnica.
Ho finito la crema mani all'olivello spinoso, sempre di Veleda. Per quanto riguarda i campioncini, non mi dilungo molto perché, come sapete, posto per l'occasione un articolo sul mio blog legato al progetto testare smaltimento campioncini. Poi ho finito la crema corpo lenitiva e protettiva dell'azienda Iliana, che è un'azienda sarda, che ho utilizzato solo post depilazione per evitare arrossamenti della pelle. Devo dire che è molto ottima utilizzandola così. Poi ho terminato il campioncino della crema Etera, crema idratante protettiva per pelli grasse miste all'olio di riso e acido fitico di Neve Cosmetics. Io non l'ho utilizzata come crema ma come maschera idratante viso. Campioncino del balsamo rivitalizzante di... è caduto, era di Bioearth, lo vado a ripescare, se non mi sbaglio. Sì, era di Bioearth International SRL, che è un'azienda in provincia di Parma, e l'ho applicato post trattamento a erbe tintorie. Campioncino di Visio Doron Malva, è un collirio monodose dell'azienda Veleda, che ha utilizzato il mio compagno, il mio fidanzato, in un periodo che aveva gli occhi molto molto arrossati, ha detto che si è trovato veramente molto bene. Crema mani rigenerante almenograno, sempre di Veleda, un po' di loro campioncini da smaltire. Olio cellulite alla betulla di Veleda, non mi chiedete se funziona, è un campioncino, tra di più io non ho cellulite, vi posso dire che non unge, che si assorbe velocemente, che ha un profumo molto gradevole, fresco, ideale sicuramente per l'estate, ma la sua efficacia non la conosco. Shampoo rinforzante e rivitalizzante dell'azienda Bema Cosmetics, che ho utilizzato pre-trattamento erbe tintorie. Crema mani Verde Luna, che è una crema vegan, con formula vegan. E poi ho finito un pottino di crema corpo Bioella, che ormai mi grava da diversi mesi, perché questo me l'aveva spedito Francesca di Le Chicche di Chicca, dopo che eravamo state al sana insieme. L'avevo provato, poi me ne mancava un cincinino, si era praticamente nascosto sotto un cumulo di prodotti. Qualche settimana, ripulendo un po' tutta la mensola, l'ho scovato e ho detto, caspita, devo terminarlo. E l'ho finito. Ultime cose di cui vi voglio parlare sono appunto le erbe tintorie. Se vi interessa potrei fare un video un pochino più lungo, tra virgolette, nel senso di qualche minuto, per dirvi come mai ho deciso di iniziare a usare le erbe tintorie, come mi sono trovata. Intanto vi faccio vedere che ho acquistato queste due bustine delle erbe di Janas, curcuma e cassia, e le ho mixate con un po' di acqua tiepida e della cannella per creare una pappetta riflessante per i miei capelli. Devo dire che mi sono trovata bene, non ho avuto problemi di cervicali come temevo, perché comunque l'impacco alla fine era un impacco caldo, non è colato, non mi ha creato particolari problemi e il colore che è venuto fuori mi è piaciuto. Quindi ho strapromosso le erbe tintorie nel mio piccolo utilizzo, infatti ne ho acquistate delle altre, farò altri piccoli esperimenti sui miei capelli, per di più sono prodotti naturali. Quello che ho notato è che il capello ha preso tantissimo volume, tantissima forza, non so come spiegarmi, lo vedevo più pieno, ma lo sentivo più pieno.